Pink has so many. Il rosa ha tante connotazioni positive negli Stati Uniti e credo che il rosa del Giro sia sicuramente di buon auspicio, un'ottima combinazione, senza dubbio. Pink is beautiful, dicono qua a Pasadena, periferia di Los Angeles, California. Per le rose, che qua sono qualcosa di simile a una religione, e per il rosa del Giro d'Italia, che qua comincerà la sua avventura americana. Il 21 e 22 luglio prossimi, infatti, Pasadena ospiterà la prima Gran Fondo Giro d'Italia per amatori. Due giorni in cui il rosa sarà protagonista accanto al bianco, rosso e verde, come conferma il console italiano a Los Angeles, Giuseppe Perrone, ospite della conferenza stampa di presentazione dell'evento insieme al sindaco di Pasadena, Bill Bogart. Il Giro è una manifestazione sportiva riconosciuta in tutto il mondo, ma è anche molto di più di una manifestazione sportiva, perché offre a tutti la possibilità di assaggiare un po' la cultura e lo stile di vita proprio dell'Italia. Circa 10.000 le presenze previste, a testimonianza del fatto che il settore della bicicletta tiene benissimo in America anche in tempo di crisi. Un'ottima notizia per l'Italia, leader nel mercato statunitense delle due ruote. Noi esportiamo più di 30 milioni di dollari americani di prodotti qua e nonostante il mercato americano abbia ridotto gli acquisti, non ha ridotto gli acquisti in questo settore. In questo fenomeno, diciamo, di presenza di aziende, di vendite di prodotti italiani accettati anche da un mercato che è in calo, mancava una ciliegina. Dietro il Giro ci sono tutti i più importanti costruttori, che sono circa una ventina, e nessuno si offende di essere rappresentato dal Giro, e questo strumento di comunicazione da una gara come questa a Pasadena o le altre che verranno fatte dà vantaggio, trasmette immagine, presenta il Made in Italy, non disturba nessuno perché tutti si riconoscono dietro questo nome.